Informazioni sulle opportunità offerte dall'Unione Europea, risposte sulle istituzioni, sulla legislatura, sulle politiche, sui programmi e i finanziamenti comunitari. Queste le principali finalità dello sportello Antenna Europa del Consiglio regionale, inaugurato presso l'ufficio relazioni con il pubblico in via Arsenale a Torino. Creato per favorire il rapporto tra cittadini e Unione Europea, lo sportello, realizzato con il centro Europe Direct della provincia di Torino, si avvale della collaborazione della Biblioteca della Regione Piemonte e della Consulta regionale europea. L'Europa ha garantito la pace ai cittadini europei. Pensiamo nel mondo a cosa sta capitando, cos'è capitato nei decenni scorsi e cosa sta capitando anche oggi. Quindi ha garantito la pace, ha garantito la democrazia. Si sta in Europa se si hanno istituzioni liberal-democratiche, ha garantito, e voglio sottolinearlo, nonostante tutto, benessere. L'Europa è una delle aree più ricche del mondo. L'austerità non è imposta dall'Europa. È una menzogna che l'Europa imponga l'austerità. Anzi, alla base dell'integrazione europea c'è la solidarietà tra le aree ricche e le aree povere e ci sono strumenti europei per aiutare le aree povere. Le attività di Antenna Europa hanno preso il via con l'evento L'Europa che vorrei, un dibattito in vista delle elezioni del 25 maggio. I giovani presenti, tra cui una ventina di studenti vincitori del concorso Diventiamo cittadini europei, hanno dialogato con il vicepresidente del Consiglio Fabrizio Comba, Umberto Morelli, professore di storia delle relazioni internazionali dell'Università di Torino, Lorenzo Berto e Valeria Romana dello Europe Direct di Torino. Per me è una novità aprire uno sportello europeo a Torino. E mi sono sempre interessata alle iniziative che l'Europa fa in Italia. A Torino non trovo tante iniziative sull'Europa e questa è una eccezione per me. Quindi vi ringrazio di essere qui.